E iniziamo a giocare adesso, finalmente. A me piace sempre giocare con questa visuale, quindi con alcuni muri, non tutti, così riesco insomma a vedere meglio il gioco, insomma a giocare meglio, vedere meglio il personaggio. In questo momento insomma lei sta giocando al computer, è fiduciosa, io direi fiduciosa per l'ambiente, un ambiente piacevole, può mettere un sim dell'umore giusto. E arredamento gradevole, gli arredi creano un ambiente felice, perfetto. Sono arrivati vicini a dare il benvenuto a Jessica, quindi chiacchieriamo un po' con loro per conoscerci meglio. Fai un'imitazione, mentre invece con lei chiedi della carriera. Flonzi, flonzi, flonzi. Jessica ha preso che Penny è personalità di internet presso SimTV. Ottimo, visto che lei deve insomma lavorare con la fotografia, con i social media, insomma questo, quello a cui aspira, sicuramente potrà prendere spunto da Penny. Quindi chiediamo qualcos'altro a Penny, altre scelte, amichevole. Discuti degli interessi a questo punto. Spettegola. Spettegoliamo un po' con Penny, la nostra nuova amica. Fa un'imitazione a braccia. Quasi quasi li facciamo andare in città. Vediamo un po' dove. Allora, qua viaggia. Dove facciamo andare Jessica? Cosa le facciamo visitare? Allora, questo è il quartiere della moda, appunto, dove vive. Bar, palestra, quartiere delle arti, parco, parco del centro, luce naturale, centro delle arti, insomma, galleria d'arte, attico, torre Torendi, qua. Ambiente da festa, aspetto solare. Ok, andiamo qua. Viaggia. Io direi sicuramente con Akira e con Penny. Andiamo. Ok, dove sono gli altri due? L'hanno abbandonata? Eccoli qua che stanno arrivando. Rivolgi uno sguardo folle. Proviamoci. Oddio, oddio, cosa fa? Ok. Good night. Allora, chiacchiera del valore della proprietà, importuna maliziosamente, no, altre scelte, romantico. Chiedi se è single, dai. Oh sì, questo come cammina? Sembra più carino però. Jessica ha preso insomma che Akira o Akira è single. Sarà il suo tipo? Boh, intanto... Abbracciamolo. Secondo voi stanno bene insieme o è meglio cercarne qualcun altro? Questo che arriva? Nah. Conversazione occasionale, fiducioso. Alessia è a disagio perché deve andare in bagno. Cavolo, non è proprio il massimo. Cerchiamo un bagno. Qua dove siamo? Al bar. Vediamo un po' se troviamo un bagno qua in zona. Qua, ecco qua. Vai subito al bagno. Usa il bagno. Perfetto. Qua invece cosa c'è? Allora, qua abbiamo un chioschetto, ordina del cibo. Invece qua, intanto che lei va in bagno, curiosiamo un po'. Qua invece suona per strada con il violino, suona per strada con la chitarra. Devi avere una chitarra nell'inventario. Ok, quindi ordina del cibo. Ordiniamo involtini primavera, tofu, maiale all'agrodolce, involtini in primavera. Ok, ma questo bambino gli mancano le gambe. Ok, vabbè. Eccola che arriva. È più carino lui. Di quello là però mi sa di sì.
Congratulazioni, Jessica ha compiuto i primi passi nel suo viaggio culinario attraverso la città. Consumare del cibo cittadino sblocca la capacità di cucinarlo. Esistono altre 26 ricette da imparare. Esci e prova dell'altro cibo. Ok. Questo coi baffi. Sì, deve assolutamente trovare un fidanzato, Jessica, così da sistemarsi. E quello là invece? Presentazione amichevole. Vai, 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 dai. Vai, 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 vai. No, no, ma Jessica è addormentata, non ce la può fare. Con calma. Con calma, niente. Non ha voglia. Vabbè. Quello là volevo provarci con quello là. Allora, si è fatta 1:30 di notte, c'è Jessica che continua a chiacchierare con le persone, a fare nuove amicizie, però direi che adesso è il momento di tornare in appartamento, quindi saluta la tua amica Penny. Altre scelte, vediamo se c'è, altrimenti te ne vai così, niente, ciao, vado a casa. Sono 2:00 di notte, Jessica è stata fuori tutta la giornata e anche tutta la serata, si può dire, quindi adesso è ora di andare a letto. No, ma dove stai dormendo? Cosa sta facendo? Via, via, dormi. Si è messa a fare gli addominali fuori nel corridoio, non è normale, dormi. Quindi ecco, durante questa giornata... Per concludere, insomma, Jessica ha conosciuto 2 nuovi amici che sono venuti a trovarla a casa a darle il benvenuto, ovvero Akira e Penny. Domani le facciamo subito cercare un lavoro perché non le sono rimasti tanti soldi dopo quelli che le hanno dato i suoi, diciamo che ne ha già spesi parecchio. Quindi sì, direi che stamattina adesso, sono le 8 del mattino, ti fai una bella colazione e poi cerchiamo un lavoro. Quindi andiamo in cucina. Cosa sta cucinando? Boh, a disagio. Perché sei a disagio? Per il bisogno di mangiare. Sì, non ti preoccupare, adesso mangi, non ti preoccupare. Ok, si è preparata la colazione. Com'è scadente? Perché è scadente? No, è quello di ieri sera, non mangiarlo, non mangiarlo! Boh, non è molto buono, però vabbè. Buttalo, buttalo. Ripulisci e anche questo ripulisci. Nel frattempo deve anche farsi un bel bagno caldo e praticamente si deve ancora mangiare, quindi fai colazione, farina d'avena. Ok, quindi adesso dopo colazione sicuramente la mettiamo al computer a cercare un lavoro. Cosa? Cosa? Come? Cosa hai detto? Non sembra affatto male questa farina d'avena. Ha variato fra 9... Ok, mangiatelo. Siediti e mangia. Che problemi ha? Siediti. Ok. Mangia farina d'avena. Perfetto. Le facciamo fare, abbiamo detto... Una bella doccia, fai una doccia veloce, fai una doccia riflessiva, sì, fai una doccia riflessiva, basta mangiare, hai mangiato abbastanza, sì, basta, basta, se no prendi chili, vai subito a farti una bella doccia che se no non sei molto profumata, ok, e quindi mangiato, si è lavata, andiamo al PC a cercare un lavoro, quindi andiamo in camera da letto e socializza, cerca un lavoro, sentitela come canta, non so se si sente perché ho il volume non altissimo, eccola qua, in realtà anch'io canto sotto la doccia quindi la capisco, perfetto. Brava, è ispirata, fantastico, quindi perfetto. Sei proprio ispirata per cercare un nuovo lavoro, o meglio, il tuo primo lavoro. Seleziona una carriera per Jessica. Abbiamo detective, medico e scienziata,
per questi tre lavori possiamo anche insomma andare a lavorare con lei perché ho l'espansione al lavoro, però io vorrei farle fare, vediamo se lo trovo, ecco, social media, visto che insomma lei è amante della fotografia, quindi per curare un blog, per avere un blog è per sicuramente la persona perfetta. Quindi social media, cos'è che fa tendenza, dove si mangia meglio in città, chi è la celebrità più interessante, inizia una carriera nei social media e sarai tu a rispondere a queste domande provenienti dai follower. Scrivi sul tuo blog e registrati presso i ritrovi per convincere i follower a continuare a seguirti. E poi vediamo un po' cosa dicono ancora. Rami della carriera, personalità di internet e pubbliche relazioni. Stiamo assumendo la stagista dei media, si prendono 16 simileon all'ora, si lavora dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. Quindi direi che questo è il lavoro perfetto per Jessica, quindi confermato. Intrapresa la carriera social media. Jessica lavora ora come stagista dei media presso Sim TV. Ah, quindi è insieme a Penny, perfetto, inizierà martedì alle 9. Assegnazione lavorativa, crea un profilo sui social media. Jessica De Angelis deve rilanciarsi accettando l'assegnazione. Ok, perfetto. Crea un profilo sui social media, quindi clicca su un sim e seleziona chiedi un appuntamento nella categoria romantico. L'interazione viene sbloccata eseguendo interazioni sociali romantiche riuscite per migliorare la relazione. Vai a due appuntamenti, quindi chiedi un appuntamento e trovati un fidanzato perfetto, quello che già stavo cercando io di trovare per lei. Dopo aver eseguito interazioni sociali romantiche con un altro sim, insomma, chiedi di diventare il fidanzato. Ah, si parte proprio già così. Bene, dove è andata? A lavarsi le mani, ok? Quindi Jessica, devi andare in città perché oggi è l'unico giorno libero che hai, okay? Perché da domani inizi a lavorare. Allora, adesso la facciamo andare in città, viaggia con... Allora, queste sono tutte le persone che ho conosciuto ieri. Akira potrebbe essere il suo fidanzato, ragazze, voi cosa dite? È carino, non è carino abbastanza, è meglio cercarne un altro? Se no c'è anche Don Lotario, che è quello che lavora nel chioschetto dove è stata ieri sera. E poi tutte le altre sono ragazze, no? Poi c'è lui, però no, lui non è sicuramente il tipo di Jessica. Non so quale dei due, o nessuno dei due, è meglio trovarne un altro? Boh. Intanto dai, viaggiamo con Miko e con Penny, la sua amica Penny, che tra l'altro da domani lavoreranno sicuramente insieme. Ok, quindi smettila di stare al computer e vai in città. Allora, facciamole andare. Qua invece cosa c'è? Bar per karaoke e ambienti da festa. Dai, andiamo qua. Viaggia, andiamo. Allora, siamo arrivate. E c'è ancora Akira, è sempre in giro anche lui, non ha un lavoro? Vabbè, qua c'è un altro ragazzo, andiamo a vedere subito. Presentazione amichevole. Vediamo un po' com'è il ragazzo. Vediamo un po'. Carino, dai, non male, che dite? Che dite, ragazze? È meglio di Akira o Akira, come cavolo si chiama? Non è male, per me non è male lui, sapete? Quasi quasi. Descrivi la nuova idea. Non so che idea, però è ispirata, quindi insomma... parliamone con... come si chiama? Harush? Mm-hmm. Ok, va bene. Vai a due appuntamenti, ma a questo punto dai, proviamoci. Altre scelte. Romantico. Innanzitutto chiedi se è single, perché altrimenti direi di no. Sì, Jessica ha preso che Harush è single. Harush, come cavolo si pronuncia, non lo so. Quindi se sei single, altre scelte. Chiediamo insomma di... poni una domanda spinta. Complimentati per l'aspetto, partiamo così.
Trovarsi un fidanzato in un giorno non è semplice, quindi andiamo con calma perché dobbiamo trovare quello perfetto, perché sapete che lei è un amante della famiglia, comunque cerca la sua anima gemella, quindi dobbiamo cercarlo veramente perfetto per lei. Quindi romantico, chiedi un appuntamento, proviamoci, per uscire non c'è niente di male, giusto? Ok. Wow, mi sa che ha accettato. Vediamo dove decidono di andare. O dove io dovrò decidere di farli andare. Esatto, si tocca a me. Dove li mando i due piccioncini? Beh, si sono conosciuti qua. E noi li mettiamo. Allora, in palestra no, direi di no. Ma andiamo al parco. Così, tranquillo, all'aperto, è sempre un bel posto, insomma, dove conoscersi, dove fare un appuntamento, dove avere un appuntamento. Allora, perfetto, sono arrivati. Allora, obiettivo principale, socializza con il sim accompagnatore. Quindi non è un vero appuntamento se non c'è conversazione faccia a faccia. Ok, dove sta andando? Sta scappando? Sta scappando? Se ne sta andando? Si è pentito? Dove stanno andando? Ah sì, forse a sedersi? Perfetto, dai. Ah, che bel posto, che bel posticino. Molto, molto romantico. Sì, in bagno? Non seguirlo in bagno, dove vai allora? Siediti qua intanto. Siediti a parlare con il sim accompagnatore. Perfetto, quindi siediti insieme. Siete in bagno tutti e due praticamente? Vabbè. Ok. Con calma arriva, non ti preoccupare che arriva con calma. Dai, siediti, dai. Siediti insieme. Grazie. Grazie mille. Quindi, siediti a parlare. Aiuto. Perfetto, primo obiettivo raggiunto. Fai che i sim diventino giocosi nello stesso momento. Com'è questo? Non mi dai il consiglio? Vabbè, grazie. Allora, proviamoci, dai. Iniziamo già a flirtare con il nostro accompagnatore. Poi obiettivo principale, socializza con il sim accompagnatore. Ok. Ah, dai, già 1 su 3, quindi non male. Stiamo andando molto molto bene. Confessa l'attrazione, no. Flirta ancora. E poi questo non so, fai che i sim diventino giocosi nello stesso momento. Come si fa? Racconti una storia buffa? No. Romantico? Chiedi se single, battuta di una domanda spinta. Complimentati per l'aspetto. Ok. Questo cos'è? Chiacchiera, basta. Sim accompagnatore, perfetto. Confessa l'attrazione, no, aspettiamo. Battuta di abbordaggio. Come se n'è andato? Come faccio a farli diventare giocosi secondo voi? Non ho idea. Rallegra? Rallegra, sì, ci sta, rallegra, effettivamente sì, sì, sì. Wow, è molto romantica la nostra cara Jessica. Ok, i sorrisi civettuoli e le barzellette per flirtare hanno definito un'atmosfera romantica. Perfetto. Fai un massaggio al sim accompagnatore. D'accordo. Allora, altre scelte, romantico. Perché non ci fai un massaggio? Allora, mi è sfuggito di qua. Primo bacio. Fai il bacio a mano. Non c'è. E come faccio? Fai il massaggio se non c'è. Ok, diciamo che lui è preso bene. Ma perché gli dà la rosa? Non sei tu che devi dargli la rosa. È lui che te la deve dare, se proprio. Comunque. Confessa l'attrazione, ma non c'è il massaggio. Come faccio a fargli il massaggio se non c'è?
Cavolo, guardiamolo più da vicino. Secondo voi, ok, se n'è andato, grazie. Secondo voi lui può stare bene con Jessica? Dove è andata questa qua? O cucinare? Ok, vabbè. È andato subito anche lui. Guardiamolo, guardiamolo. Ve lo faccio vedere più da vicino, che così mi date un consiglio qua sotto nei commenti. Guardatelo più da vicino. Secondo voi ci sta, potrebbe andare per Jessica come ragazzo? Fai un massaggio, vediamo se adesso il massaggio ce lo fa fare. Dai le chiavi dell'appartamento. No, quelle aspettiamo, aspettiamo. Romantico. Chiedi di diventare il fidanzato. No, ci dobbiamo ancora pensare, perché non affrettiamo le cose, con calma, andiamo con calma. Sì, però il massaggio non me lo fa fare. Come cavolo faccio a fargli fare il massaggio? Manda un bacio, mandiamogli un bacio soltanto per adesso. Ecco, madonna mia, come sei dolce. Anche se non è serio, un appuntamento è un modo ottimo per trascorrere piacevolmente del tempo con un sim speciale. Chissà cosa ne potrebbe nascere. E manca poco per terminare l'appuntamento, insomma, per la fine di questa attività sociale, chiamiamola così, di questo appuntamento. Non sono riuscita a fargli fare il massaggio, perché in realtà non l'ho trovata nelle voci, quindi vabbè, e neanche, insomma, farli diventare giocosi. Non fa niente. Intanto l'abbiamo conosciuto meglio e abbiamo sicuramente del tempo per capire se l'uomo per Jessica, se è l'uomo per lei. Premio, bell'appuntamento, ci sono dei fiori nell'inventario dell'unità familiare del tuo sim per aiutarti a non dimenticarlo. Va bene, grazie del regalino, grazie, grazie. Si è messa a cucinare qua questa? No, vai a casa adesso, andiamo a casa. Allora, la nostra cara Jessica è tornata a casa ed è a disagio perché per il bisogno di mangiare, ok? Sorry, mi sono dimenticata di darti da mangiare. Quindi questo sarà sicuramente scaduto, quindi ripulisci, riprendi farina d'avena. Ok, tranquilla, non è scaduto, ok? E quindi vediamo un po'. Sì, è soltanto fame per il momento. Facciamo, assumi personale, no, direi di no, cena, maccheroni al formaggio, formaggio grigliato, insalata giardiniera, maccheroni e formaggio, ok, quindi sono le 9 di sera, domani mattina per Jessica sarà il primo giorno di lavoro, e cosa? Ah, ok, ho capito, aspetta. Non riesce a cucinare per quale strano motivo, non ancora, aspetta, proviamo a spostarlo qua, vediamo. Allora, riprendi maccheroni e formaggio, no, ancora no, c'è un motivo per cui non riesci a cucinare, aspetta. Allora, vediamo se così riesci a cucinare, riprendi maccheroni e formaggio. Oh, no, riprendi maccheroni e formaggio, non prendere altro cibo. Brava, metti giù. Ok, sì, allora il problema era proprio il gas. Probabilmente non funziona con il gioco vero e proprio. Ok. Piano piano imparerà anche a cucinare. Comunque adesso la faccio mangiare, le faccio fare una bella doccia calda e poi a letto, perché domani deve iniziare, insomma, a lavorare. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, secondo voi, con chi devo farla fidanzare, se i ragazzi che ho conosciuto durante questo episodio possono andare bene per lei, se ce n'è uno che può andare bene per lei o se è meglio cercarne altri. E basta, noi ci vediamo prestissimo con un nuovo episodio. Ciao!